Papa Francesco, in latino, Franciscus Pagine, in spagnolo, Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio. Dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del Romano Pontefice. Il Papa non sarà a Dubai per la 28esima, per la Conferenza delle Parti, per la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il Pontefice, questa mattina, prima della catechesi per l'udienza generale, è tornato sulle sue condizioni di salute. Cari fratelli e sorelle, io ancora non sto bene con questa gripe, influenza in spagnolo, e la voce non va tanto. A frenare il viaggio a Dubai sono stati i medici del Papa, evidenziando che pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all'infiammazione delle vie respiratorie, una trasferta sarebbe stata troppo impattante. Come tanti italiani in questi giorni di primavero freddo, anche il Papa, 87 anni il prossimo 17 dicembre, deve riguardarsi e rimanere a Roma. Le precauzioni dei medici sono figlie di uno stato di salute che va sempre monitorato, vista la storia clinica e gli interventi che negli anni Papa Francesco ha dovuto subire. A giugno il mondo è rimasto con il fiato sospeso per il ricovero di Jorge Mario Bergoglio al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione di laparocele incarcerato, con le aderenze che gli causavano forti dolori. La terza volta che Papa Francesco veniva ricoverato nell'IRCCS romano. L'ultima volta era successo il 29 marzo, per una bronchite infettiva che gli aveva causato problemi respiratori. La degenza in quel caso era stata breve, e il Santo Padre fu dimesso il 1° aprile.